Salvo Bellistri, buonasera. Buonasera a lei, poetessa. Tu sei poeta come me, siamo colleghi. Non ho questo onore, sono semplicemente uno scrittore di canzoni e di poesie d'amore, nulla di più. Io torno a dire che siamo colleghi, però stasera qui hai una veste totalmente diversa. Assolutamente. Che sì. Quella... Immeritatamente sono in giuria in questo Shortini Film Fest. Com'è questa esperienza da giurato? Devo dire che è elettrizzante, soprattutto in considerazione del significato che ha lo Shortini Film Fest per la nostra comunità. Tengo particolarmente a dire quanto io sono onorato di essere stato scelto nella giuria, ma questa è una cosa personale ed ha un significato relativo. Sono invece ancora più felice del riscontro del pubblico della nostra città, che è sempre stata vissuta come una città spenta, senza iniziative, senza possibilità di collegare le varie realtà e quindi di creare una vera e propria comunità. E questa invece è la dimostrazione, questi giorni sono stati la dimostrazione che tutto questo è in realtà è assolutamente falso. Augusta in fermento in queste sere? Non solo in queste sere, ma anche da tanto tempo. È la miopia di chi non abbia capito fino adesso cosa può dare questa cittadina, come tutte le comunità, è qualcosa che lascia tutti noi perplessi, quantomeno perplessi. Questo festival è la dimostrazione che con mezzi limitati, con difficoltà oltre ogni limite, con il volontariato di tanti ragazzi anche giovanissimi, e questa è una cosa che io ho, è quasi commovente che ci siano 20, 30, 40 ragazzi giovanissimi, e tu credo li avrai conosciuti in questi giorni, appassionati di qualcosa per la loro terra, per il loro piccolo paese. E allora con questi ragazzi noi faremo, noi Shortini e tutti quelli che le tue poesie e ogni cosa, le foto di Mario voglio dire che saluto con grande affetto, faremo qualcosa che pianterà piccoli semi, ma sono sicuro che il fermento che c'è in questo paese è qualcosa di potente. Va bene, chiudo con questa parola. Con molto potente. Spessore artistico. Qui non lo so, no, qui, nel senso non è detto, non ci sono poi artisti, sì, ci sono tanti artisti bravi. Hai dato un'occhiata alla galleria? Assolutamente, ci sono chicche e vertici splendidi. Quello che manca, che non è che in realtà manchi, manca qualcosa che metta insieme le varie forme d'arte. Tu lo sai quanto è importante riunire la poesia con la musica, la letteratura con la fotografia, il cinema con il territorio. Sono varie considerazioni che solo se si crea un ambiente culturale di un certo livello noi potremo donare per quel poco che abbiamo alle generazioni future, e loro faranno ovviamente meglio. Però ritorno e chiudo. Io sono veramente commosso del lavoro di Quattro Terzi e di Shortini Film Festival, perché credo che non ho mai visto un tale numero di persone mettere l'anima nel lavoro che fanno. È una cosa, una dedizione, e anche la scelta della location, tu, credo ne abbiate parlato anche diverse volte, è assolutamente caratterizzante anche del lavoro e del significato che vogliono dare al loro lavoro. Io chiudo dicendo che non solo sono onorata di aver intervistato te come persona, ma di aver sentito la tua sensibilità. Quindi grazie. Grazie. E buona serata. Troppo buoni a tutti voi.